Io le chiedo solo una cortesia, sì. Di provare anche io personalmente il tiro con l'arco. Si tolga la giacca. Metti la cocca e la freccia in questi due spazi, in questo spazio. Poggi la mano sinistra sull'impugnatura. Poi che cosa fai? Pigli la freccia, pigli la corda con tre dita. Tre dita. L'indice sopra. È il medio e l'anulare sotto. Ti porti la corda vicino al mento. Fai toccare la corda mento e naso. Miri nel giallo attraverso il mirino. Allora, ci proviamo. È tutto live, in diretta anche questo. Così ho preso. No, sì. Metti qua, appoggia bene, la mano qua. Appoggia bene la mano, qui. Questo qui qua. Qui, così. Esatto, bravo. Due, tre. Cerco di non prendere soprattutto il nostro operatore. Allora, fai una cosa. Metti l'indice sopra. L'indice. Perfetto. Così, basta che lo pigli sulla falangetta. Allunga il braccio. Io sinistro. Esatto. Adesso portalo sotto il mento. Vai che vieni. Lascia. Ta sei cavicchiato. Ho preso il rosso. Quindi è buono, dai. Ta sei cavicchiato. Quasi 5 punti. 5 punti sono. No, 8 punti. Sono 8 punti, invece, allora, quindi spieghiamo un attimo. Il rosso sono 8 punti, il giallo immagino 10, giusto? Sì. Credo proprio di sì. Rigorosamente con l'arco, è stupendo. Che fai da giornalista, vai. Ok. Cosa si prova a tirare con l'arco? È un'emozione stupenda, ti dico la verità, veramente è bellissima. Fai immergere nel passato, ai tempi degli indiani. Ai tempi degli indiani, ma soprattutto hai detto bene, ti scarica proprio mentalmente, ti rilassa, è vero, è la verità. Allora, il bianco è 1 e 2, il nero è 3 e 4, l'azzurro è 5 e 6, il rosso è 7 e 8, il giallo è 9 e 10. Questo che noi vediamo più piccolo è per quelli che tirano con il mirino olimpico, è una X, sarebbe un 10 più. Una sorta di lode. Sì, che serve però in caso di parità di punteggio, si contano prima chi ha più 10. Se ancora stiamo in parità, chi ha più X, in modo tale, poi se ci stanno pure le X, si contano chi ha più 9, cioè non esiste il pareggio. Poi invece per i compound, quelli che tirano l'arco con le carrucole, eccetera, il 10 è costituito da questo. Ecco, io ora inquadriamo Francesco, la freccia che ho scagliato è questa, qui, ho preso proprio il cerchio. Tocca la linea, quando tocca la linea, vedi, qua sta tra il 7 e l'8. E quindi come si calcola? Il 7? Tocca la linea, si conta il punto superiore. Quindi un bel 8 a Domenico Zappella di Prima TV. Hai fatto 8, non un bel 8, un bel 8 può essere quello che si avvicina al 9. Vabbè, comunque è 8, promosso. Promosso, sì. Grazie mille. Lei.